Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffi. Ragazzi, oggi vi farò vedere un buonissimo primo, proprio buono buono buono. Allora, sto parlando dei gnocchetti con speck e stracciatella, la fine del mondo. Ovviamente, se non volete i gnocchetti, potete anche inserire altre qualità di pasta, non è un problema. Come già vedete, qui ho messo la pentola più grande, ho messo l'acqua che quasi sta bollendo con il sale. Sto riscaldando questa teglia per andare a tostare un etto di speck. Una volta che abbiamo tostato lo speck, lo facciamo pezzetti pezzetti, non piccoli piccoli, una via di mezzo. E adesso nella stessa padella andiamo a inserire un filo d'olio. Ci andiamo a inserire un po' di cipolla, la facciamo un po' rosolare e poi ci andiamo a inserire 400 g di pelato a pezzetti. Una volta che abbiamo inserito il pelato, andiamo a inserire ovviamente a piacere un po' di sale. Giriamo il tutto, ci andiamo a inserire il coperchio per una decina di minuti. Allora, una volta trascorsi 10 minuti, alziamo il coperchio e andiamo a inserire lo speck che abbiamo tostato e giriamo il tutto. Richiudiamo il coperchio e nel frattempo che l'acqua sta bollendo andiamo a inserire i nostri gnocchetti. Ovviamente questa è una ricetta per 5 persone. Io adesso sto inserendo 400 g di gnocchi. Questi li ho fatti io. Se volete la mia ricetta, basta guardare su sul link e prendere la ricettina. Siamo quasi in fase di arrivo, adesso prendiamo un paio di cucchiai di stracciatella e andiamo a inserire dentro il nostro sughino e lo facciamo sciogliere per bene. Una volta che abbiamo sciolto la nostra stracciatella, chiudiamo il gas, i nostri gnocchi si sono fatti, richiudiamo anche il gas, prendiamo i nostri gnocchetti e li andiamo a inserire nel nostro sughetto. Adesso siamo pronti per impiattare, raga. Abbiamo impiattato, ecco il nostro piatto, ragazzi, che bontà! Speck con stracciatella. Beh, spero tanto che anche questo piatto vi sia piaciuto. Mi raccomando, come sempre, sfoldiciamo alla grande. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti, fatemi sapere se vi è piaciuto questo piatto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!